basta, dai. Un'anoressica che dice a sua madre cosa deve fare. Il mondo si è proprio capovolto. Sei insopportabile. Io non faccio finta di niente. È una storia che riguarda te e lui, io non c'entro. Vai da quello stronzo. Tanto lui si compra tutti con i soldi. E poi non è manco tuo padre. Che cosa hai detto? O mi dici la verità o ti ammazzo. No, non ho niente a dirti, lasciami. Sono i soldi di papà quelli. Sì. Ora prova a lavarti i denti e subito a letto. Andrei bevuto tu le birre che erano in frigo. Qual è il problema? Che non voglio che bevi. Quando sarai maggiorenne potrai fare quello che vuoi, ma finché sei in casa qui con me fai come dico io. Niente alcol e niente sigarette. E ora vai a mangiare. Non ho fame, vado a studiare. L'insonnia è una vertiginosa lucidità che riuscirebbe a trasformare il paradiso stesso in un luogo di tortura. Qualsiasi cosa è preferibile a questa allerta permanente, a questa criminale assenza di oblio. Facciamo un giro di per l'ustra, vediamo se ce ne stanno altri. Copriti. Mi esiste un soldato. E a un certo momento, sono sauté sur un canot pneumatique. Ils ont abandonné. Le bateau a commencé à couler. C'était terrible. Il faisait sombre, on n'y voyait plus rien. Certains sont restés bloqués à l'intérieur. Fantastici. Ti illudi. E questo non va bene. Mi invidi? Sì. Tu puoi svignartela e fare quello che vuoi. Una madre non può farlo mai. E non è giusto. Che roba è questa? L'ho fatta a pugni. Perché? È uno dei superiori. Il più grande, il prepotente. Alla vostra età siete tutti degli spruffoni. Chi l'ha filmata? Ma lo sai che se viene pubblicato commettete un reato? Che possiamo avere dei problemi seri? Un ragazzo della tua età per una lite stupida ha ucciso il suo migliore amico con un pugno. Invece di aiutarti o di dividere che cosa fanno ti filmano. Ma mi dici che razza di amici frequenti? I compagni del liceo sono quelli. E ce ne sarà pure qualcuno meno deficiente, spero. Cancellala, dai. E cerca di evitare guai.
cosa buffa con Marta è che lei mi parla in francese e io le rispondo in italiano. Non mi era mai successo. Tre settimane saranno su. Che dici? Ci saranno su e non restiamo chiamando che te. Stai scherzando? No. Anche volendo non ce la farei a fare il padre un'altra volta. Ma c'è mai pas d'être le père? Je veux juste qu'on fasse l'amour comme on le fait de temps en temps, jusqu'à ce que ça arrive. Scusami, ma è una proposta indecente. Tu pensi che senza un padre... Oui, je pense. Moi, j'en ai pas eu. Et je m'en suis sentie pas plus mal que les autres. Puis, pour parler franchement, ça m'intéresse pas d'avoir un homme dans les pattes de matin au soir. Mais j'aime bien l'idée d'élever mon enfant toute seule. Ma Martin, sono d'accordo. Non le faccio neanche una questione di etica, ma un bambino ha bisogno anche della figura paterna, delle sue origini, per quanto... Ma poi scusa, perché io? Gli uomini si voltano quando passi. Ma c'è mon corps qui parla. Non le femmes, on sait très bien quand c'est le moment, avec qui le faire. E puis, je suis plus une petite fille. Io ho già dei figli. E anche una moglie. Oui, mais tu vas au lit avec d'autres femmes? Non c'entra niente con la famiglia. Alors tu peux très bien rester avec eux, les garder, et me garder moi comme maîtresse. Comme font tous les autres. Quello che fanno gli altri è un problema loro. A me non piacciono le menzogne, le cose nascoste. Io non ho amanti. Ho avuto solo qualche amore imprevisto. T'es ambigu, Freddy. Tu veux tout contrôler, tu veux rien lâcher. Alors que tu sais très bien que chaque choix implique une perte. Vorrei usare uno pseudonimo nel caso venga pubblicato. Perché, Freddy? Pensi sia un lavoro di bassa qualità? No, è la cosa migliore che ho scritto. Ma non è la mia musica. Se poi posso provare a scriverne altri sul genere. Però vorrei tenere separate le due cose. Però se dopo anni di tentativi vedi che non ti danno spazio, dovresti accettarlo e fare altro. Tu sei un fisico e fai l'autista, io faccio quello che faccio. Forse io posso proporre fino a un certo punto della scala. Comunque, vada per lo pseudonimo. L'altra cosa? Ho lasciato casa. Venderò la mia macchina per pagare un po' dei miei debiti. E poi vorrei partire. E come fa andare avanti? Ah, io ho smesso di chiedermelo. C'è un Dio per proteggere gli incoscienti, non lo sai? Usa la carta di credito e poi quando supera il limite comincia a chiedere prestiti ad amici e amiche. E proprio quando sta sull'astico, non so, come per magia, gli arrivano due o tre redazioni o qualsiasi altro lavoro. E si rimette in sesta. Mi fa sapere che ne pensi. Va bene. Dammi questa settimana, lo finirò nel weekend. Ciao. Ti ringrazio. Guarda che i treni qui non fermano. Ti
detto che qui i treni non si fermano. Se vuoi ti accompagno fino a Salerno. Sempre se vuoi, Dai, andiamo, non voglio stare qui. Perché? No, niente. Questo luogo mi ricorda delle cose. I luoghi sono molto importanti, sai? A volte raccontano più delle parole, per questo ogni storia ha i suoi e sono unici. È il mio lavoro cercarli. In fondo no. Non ti invidio. Io non potrei vivere come fai tu. Io ho raggiunto i miei scopi. E vivo normalmente. Mi dai un goccio? Se te ne fossi andato via per una donna, avrei capito. Sarebbe stato più doloroso. Ma avrei capito. Me ne sono andato per interrompere le ostilità. Un uomo dovrebbe sapere quello che fa quando diventa padre. No, Freddy, è meglio se ci vediamo così ogni tanto. Per certi versi è più bello. So che ci ami. Dimmi qualche storia. Che c'entra adesso? Io ti capisco, sai. So quali sono i tuoi sentimenti e quanto è piacevole lasciarsi andare e arrotolarsi nel fango. Non mi fai entrare. Non sapevo vivessi in un albergo. Ho lasciato casa qualche mese fa. Si mise a seguirmi. Non faccio queste cose, ho solo visto che attraversavi la strada. Comunque, se vuoi me ne vado subito. Sono io che devo andarmene, non tu. Quando parti? Non lo so, tra qualche giorno. Posso prendere questo come ricordo? Perché proprio quello? L'hai letto? No, mi piace il titolo. E non disse nemmeno una parola. Di che parla? È la storia di un marito e di una moglie che si incontrano come amanti in qualche albergo. Bello? Sì. Ma molto triste. Smetti adesso.
o di stare schiava per tutta la vita. Cazzo, Freddy. Io credevo di avere una storia con una alla Bukowski, invece ti fai problemi a fare sesso con me solo perché sono più giovane, adesso anche con le sigarette. Tu che fumi e bevi come pochi. Mi dispiace, ma non sono né Bukowski né un moralista. So solo che quando fumi il sangue diventa denso e scuro come fango. Perché poi è difficile smettere. Voglio solo farti vedere cosa vuol dire stare con uno come me. Stare con qualcuno è sempre difficile. E poi credo che sarebbe perfetto. Almeno per un po'. Per fermare uno come te ci vorrebbe una pistola. Era solo per dire che non c'è tutta questa distanza tra di noi. E così durante il suo sfogo le è uscita fuori la frase: quello stronzo non è neanche tuo padre. Mi ha preso un colpo. Poi ha tentato di rimangiarsi tutto, ma alla fine la verità è venuta fuori come il vomito. E chi sarebbe tuo padre? Un francese, Bertrand Guérin. Un ragazzo che aveva 10 anni meno di lei. Ho provato a cercare su internet, ma è un cognome comune, ce ne sono centinaia. Ma Angelo lo sa? No, mi ha pure scongiurato di non dirglielo. Ti rendi conto? Mi rende pure complice. E adesso? Cosa pensi di fare? Pensavo, se un giorno venisse una ragazza alla tua porta e ti dicesse io sono tua figlia, tu come la prenderesti? Certe cose le capisci solo quando ti succedono. Non lo so. Magari mi sentirei un po' in colpa. Però, se mi capitasse una ragazza come te, sarei anche un po' felice. Perché? Un altro posto dove non si farebbe problemi. Ognuno di noi desidera violare le convenzioni erotiche per accedere nel regno del proibito, ma abbiamo tutti poco coraggio. Avere un amante più giovane o più maturo è il modo più facile e accessibile a tutti. Tu sei incosciente. Perché ti amo? Se fossi stato un altro, ti avrei spaccato la faccia. Siamo amici. Non mi piacciono le cose nascoste. Non c'è nulla di cui imbarazzarsi, le cose imbarazzanti sono altre. Invece,
ti volevo dire che vorrei andare a Parigi per un po'. Oui, monsieur Bertrand Guérin, c'est mon cas, mais je suis ici. Vous êtes qui? Je m'appelle Elena Costantini. Il monde n'est cet endroit. Qui ça, il? Je suis désolée, je ne parle pas français. C'est une affaire personnelle. May I speak English? Yeah, sure, no problem. Could you give me a phone number or an address? Please. Okay. Come. Merci. Are you a stylist? Yeah, I'm in school. But for theater and cinema. This is the address. Mais who is it? Saint Sylvester for ça. Okay. Merci. Ci salutiamo prima che parti. No, meglio di no. Non mi piace un bel dì. Posso almeno chiamarti? Lasciarmi andare, devo essere efficiente. La mia salvezza. A te invece la normalità fa scivolare giù. Ti sbagli, Anna. Le cose semplici sono quelle che preferisco. E allora avresti cambiato mestiere, ti saresti cercato un lavoro qualsiasi, saresti un padre come tanti. No, non ti credo. Tu cercano qualche forma di avventura che non c'è. Volevo solo continuare il viaggio con te, ragazzi. Non sta scritto da nessuna parte che bisogna vivere nello stesso posto per tutta la vita. Non ci sono solo la famiglia, il lavoro e le cazzo di vacanze. La vita non è un viaggio organizzato. E che noi stiamo bene qui. Tu non stai bene. Ti vuoi convincere perché non ti vuoi prendere le tue responsabilità. Siamo in un paese in ginocchio. Che prospettive ci sono per i nostri figli? Non dico per noi, per loro. Non posso credere alle mie orecchie. Scusa, io non mi assumo le mie responsabilità. Fred, io lavoro dalla mattina alla sera, cresco i nostri figli. No, dimmi che cos'altro dovrei fare. Va bene, lasciamo stare. Non serve a niente discuterne. Se tu che sei inadempiente, fai una cazzo di proposta concreta. Ti possiamo dire sì o no? Non ho fatto mille di proposte concrete. E non ero nemmeno così avventate. Sai bene che ci avevo visto giusto. Molte delle cose che prevedevo sono accadute o no? Ora tutto è più difficile. Sì, ma tu parli di massimi sistemi, io parlo di cose pratiche. Nessuno nella mia condizione accetterebbe di cambiare. Per cosa, poi? Ma per salvare quel che resta di noi due. Non si dovrebbe essere felici solo se le cose vanno bene a noi stessi. Nessuno dovrebbe esserlo. Ma forse hai ragione tu. Forse non stiamo poi così male. Non peggio di altri. Se non ci fossero pressioni, ci sarebbe altro ad interferire. Non mi lasci scappare. Cara Anna, ti lascio 4.000 euro. Gli arretrati l'anticipo per i prossimi 2 mesi. Devo partire a breve. Vorrei vederti e parlarti. Mi chiamo appena sistemato alcune cose.
al solito posto. Ciao. Mamma, mi sono tagliato. Oddio mio, ma cosa hai fatto? Gesù. Potete prendere un infarto. Comunque non è niente. Brava. Vedi se abbiamo anche dei cerotti. Vostro padre vi ha per caso parlato della sua partenza? Sì, ha detto che fa un viaggio lungo, ma che possiamo comunque andarlo a trovare quando vogliamo. Certo. Con la fantasia si può far tutto. Dai, sciacquati il viso. Per qualsiasi cosa chiamatevi. E poi appena trovo un posto decente vi andrò a trovare. Va bene? Pensavo fossi all'estero. Non sono mai partita. Poi sai, col terremoto l'azienda in cui lavoravo è rimasta distrutta. Non so neanche se torno su. E mi avrei dei figli. E tu invece? Ho saputo che hai dei figli. Sì, ne ho 3. 2 sono miei e uno della mia compagna. Vieni qui? Abito in un albergo. Ho lasciato casa. E dove andrai? Romania. Strana scelta. Sì, un po' folle. Ma non ho ancora deciso. Stai con qualcuno? Gli uomini vanno e vengono. Lasciamo perdere, va? Ci sarebbe troppo da raccontare. Sono felice di averti visto. Poi ci vediamo prima di parte. È un'idea. Ti lascio il mio numero. No, già ce l'ho. Ti avevo cercato. Solo che poi ti ho visto in compagnia di una bella donna con i ragazzi. E ho rinunciato. Cambiato stanza? Sì, mi spostano spesso, però sono tutti uguali. Mi dici che intenzioni hai?
un viaggio. Ma è poco chiaro la meta. Sì, questo lo immaginavo. Ma per quanto tempo? Non so risponderti, Anna. Ma ti informerò su ogni spostamento. E se necessario, salto sul primo aereo. Dunque io posso prendere atto e basta, giusto? Immagino quello che provi. Ma vorrei che tu capissi che in questo caso non si tratta di... No, io non credo che possa immaginare quello che provo. Non ci sei riuscito in 13 anni. Posso dire la stessa cosa di te. Su certe cose non ci siamo mai capiti. L'amore è una cosa, alla fine te è un'altra. Come quella che avevi con la mia migliore amica Laura. Ancora con questa storia. Non c'è stata una relazione. Soltanto una parte. Me la lascio perdere, Freddy. Una volta lì tu quella gelosa. Mi stupisce solo come uno possa provare sentimenti così facilmente. In fondo sei superficiale. Sono quello che sono. Ma non credo di essere stato scorretto con te. Comunque, a parte me, ti è andato tutto abbastanza bene, no? Fai bene a dirlo. Non ti basta nemmeno la libertà che ti sei presa. Adesso devi allontanarti ancora di più. E io che cosa dovrei fare? Non posso andare avanti così, Anna. Le cose che non cambiano. Sei inaffidabile, Freddy. E io ti prego di non fare promesse ai tuoi figli che non puoi mantenere. Io mantengo sempre le mie promesse. Potranno raggiungermi quando vogliono. E anche tu se vuoi. Ma se non hai un soldo. Sono stanco di sentir parlare di soldi. Soprattutto perché ne ho avuti guadagnati molto più di me. Cercherò di essere d'aiuto se possibile. L'unico vero aiuto che ci hai potuto dare è la tua presenza. Finché paghi per la città e fai quello che fai è un conto. Sappiamo che ci sei, basta un colpo di telefono e ti vogliamo ascoltare dal nulla. Per i ragazzi è anche meglio così, hanno solo il buono di te. A noi basta sapere che sei libera. Adesso non sto a liberarci. Problemi vostri. Vorrei essere qualcosa di più di una presenza. Resti a pranzo con me? Preferisco tornare a casa. D'accordo. È un momento difficile. Non ci faccia vedere questo lavoro. Le prometto che la tengo in considerazione, davvero. Grazie. Buongiorno a lei.
gentlemen, welcome to Paris. Sorry, Sofia, but where the local time is 4:15. Con i suoi capelli andavo alla locale e stiamo stare già eliminata. Ora come saremo in mezzo a quanti pare esce stato con tutte le desiderate cercate. Tu habiteras chez une copine pour le premier mois. Pour les papiers, il faudra un peu de temps. Efforce-toi de sortir peu et de pas trop t'en mêler. Le temps qu'on arrange les choses. Faisons-la maintenant. Tu es sûre? Oui. Je suis prêt. Vous êtes sûr que vous voulez ne pas poster la vidéo, va faire le tour du monde, on pourra pas la supprimer. Elle m'a fait être très exposée. C'est pour ça que j'en bûche là. Ceci est mon corps. Et j'en fais ce que je veux. Reparle-tu. Je suis athée. Je suis une féministe. Je le voile. Je veux pas le porter. C'est pour cette raison que je quitte mon pays. Freddy, dove sei? Non ci crederai mai. Abbiamo l'editore, devi andare a Parigi. Sì, certo, è una buona notizia. Ma potresti occuparti tu? No, 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 devi andare tu a firmare il contratto. Va bene, dammi un po' di tempo e vedo come risolvere. Qu'est-ce que tu cherches en nous montrant ça? Je pensais qu'on pourrait lui donner un coup de main.
Le collectif va aider pour les papiers, j'ai des amis qui l'hébergent. Mais en quoi on peut être utile, nos autres éditeurs de romans, nouvelles, essais? On n'est pas journalistes. On pourrait l'aider à écrire cette histoire. La vidéo a été téléchargée à 500 000 exemplaires. Mais ça pourrait fonctionner d'un point de vue éditorial. Puis franchement, excusez-moi, mais en ce moment, c'est pas le moment des provocations religieuses. Mais pourquoi tu parles des provocations? C'est d'une protestation très personnelle qu'il s'agit. Fabienne a raison. Je suis persuadée qu'il s'agit là d'un témoignage tout à fait fiable. Écoutez, on a d'autres chats à fouetter, là, franchement, en ce moment. Hein. Donc, je vais y réfléchir. Tu as donné son contrat, Bertrand? Oui, il y a les traductions à trouver. Très bien. Ne fais pas cette tête. C'est pas mon dernier mot. Ok. Buongiorno. Bertrand Guérin, piacere. Prego, si accomodi. La prima volta a Parigi? No, ci sono stato qualche anno fa. E Valerio ci ha inviato il file del suo romanzo e ci è piaciuto molto. Grazie. La redazione e la traduzione preferiamo farla noi. Ovviamente la metterò in contatto con il nostro redattore per l'approvazione. Non sono in grado di fare valutazioni nella vostra lingua, se va bene a voi va bene anche a me. Qui. Ecco qua. Grazie. Perfetto. Tempo 5-7 giorni, facciamo il bonifico. Grazie. Un caffè? Grazie. Vabbè, dai, non importa, l'ho chiamata domani. A letto adesso.
Kotorela, jo se jim. Ne, jaké hraješ se tím? Nedělá tě, nefí plus. Non, c'est quelque part, je ne connaissais pas encore. Elle est fille, elle veut quoi? Rien. Elle m'a dit qu'elle voulait juste voir mon visage et savoir qui j'étais. Tu culpabilises? J'étais au courant de rien. Mais si en fin de compte c'est vrai, c'est assez difficile à dire, oui. Écoute, on n'a qu'à attendre de voir s'il réapparaît et puis on en parle à un avocat. Moi. Bah, en tout cas, si l'histoire est vraie, sa mère est une vraie garce. On peut pas la contacter? Si, mais ma fille m'a laissé un numéro, j'ai essayé d'appeler, mais pas de réponse. C'est moi, je vais essayer. Mais non. Tu parles pas italien, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je vais dormir là-dessus, je verrai demain ce que j'ai à faire. Comme tu veux. C'était une belle femme? Rien que sauvage. Singulière. C'est ta premier souvenir. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires durant notre mariage? Tu sais, tu peux me lire, je suis pas jalouse. Je sais que tu m'aimes. Juste une fois. Tu peux te demander avec qui c'était? Oh, écoute, tu vas pas t'y mettre aussi, la journée était suffisamment compliquée. Je le connais. Et toi, t'as déjà eu quelqu'un? Méfie-toi, parce que moi, je suis très jeune. Elisa, sono Bertrand Guérin. Mi ha dato il tuo numero tua figlia Elena. Mi devi scusare, Bertrand. Ho fatto tanti sbagli. Quindi è tutto vero? Forse è tornato in Romania? Dai, tanto lo sai come poi rispunta. Ma l'ultima volta che l'ho vista è stata una decina di giorni fa. Come Parigi. 8 giorni che lo cerco, il cellulare spento. Mi aveva promesso di... Fai la denuncia. Perché se il cellulare è spento comunque possono rintracciarlo. Aspetto ancora domani e poi la faccio. E non c'entra niente con il suo ricovero, ma penso che lei soffra di depressione. Capisco cosa vuoi dire, ma non è esattamente così. Per l'uomo normale la vita è un'evidenza, solo il malato ne è estasiato. Sono giunto alla conclusione che gli uomini più tormentati, incapaci di rassegnarsi alla tiepidezza abituale, sono destinati al crollo. Do you speak English? Do you understand some? Yes, I do. So you had a congestive heart failure. It's a serious problem. You should give this to your doctor, okay? And just an advice.
try to quit smoking and drinking. Okay? Okay. Take your money. Goodbye. Io non sapevo niente fino a ieri, me l'ha detto lei. Tu sapevi e non mi ha dato spiegazioni. Come facevo a dartene? E poi è stata lei a scongiurarmi di non dirti niente. Guarda che io so più cose di quanto tu possa immaginare. Mi dispiace per te. La paternità non me ne frega niente. Che vuol dire più cose di quanto possa immaginare? Vieni in macchina che ti spiego. No, prima mi dici quello che non so. Andiamo, dai. Nel cervello. Se vuoi posso parlarci io. Sarebbe meglio anche per lei. No, non credo che sia il momento adatto. Dicevo per te, per aiutarti. Anche se ti ho sempre mentito, ti ho voluto bene. Ero contenta di averti come figlia, solo non sapevo come. Ma perché siete tutti così ipocriti e falsi? Perché nessuno dice la verità, eh? A che serve? Tanto poi la verità viene fuori come il vomito. Ah sì? E chi ti ha insegnato a essere quello che sei? Chi ti ha insegnato a dire sempre quello che pensavi e sentivi? Io te l'ho insegnato. Io ti ho insegnato il coraggio che non ho mai avuto. Non conta quello che si dice, ma quello che si fa. Non si pensa che è importante se passi la vita avant tu o pas, non è più qu'une. Tout le monde a des aventures, ce qui est important, c'est la fille. Mais moi, comment je réagis dans tout ça? Moi, je trouve ça génial. Mais oui, c'est une fille qui apparaît, elle a 20 ans. Ah, donc, elle est très contente. Elle est déjà éduquée.